partita diversa dalle altre e fa male per come l'abbiamo persa. Abbiamo giocato, abbiamo subito, abbiamo creato e penso che meritavamo anche il pareggio negli ultimi 20 minuti. Non è andata, bisogna guardare avanti perché comunque il nostro campionato non finisce oggi. Bisogna sicuramente da domani lavorare ancora di più per cercare di raggiungere questa salvezza che è il nostro obiettivo primario. Mister, la scelta di Minoglia invece che Perdiccione? Ma ho preferito mettere di noi intanto perché quando era munito rischiava l'esplosione. Di noi per fisicità perché aveva a più centimetri di Perdiccione e sugli angoli di finizione con il Perugia andava 7 uomini a saltare con grande fisicità. Ho preferito più mettere un giocatore fisico e non Perdiccione. La differenza è stata quella di Spezia, che ha messo Perdiccione e ci ha messo di noi. Mister, sapevamo che era una partita difficile, la reazione però forse tardiva? Ma io devo dire che comunque il primo tempo abbiamo subito qualcosa su errori nostri, anche se poi la squadra ha sbagliato qualcosa nell'ultimo passaggio, ma ha anche creato. Nel secondo tempo siamo partiti bene, siamo arrivati a 18-20 metri con la cattiveria giusta, ci è mancato qualcosa, c'è stata una grande reazione dopo il gol, penso che Brignone avrebbe fatto la differenza. Questa è una squadra che mi dice ha grandissimi margini di miglioramento, c'è stata una squadra più cattiva, quindi dobbiamo proseguire su questo cammino sapendo che la sconfitta di oggi fa male, ma domani diciamo che dovrebbe fare Senti, la beffa è che una Ternana in crescita, secondo me, ha perso una partita che probabilmente non meritava di perdere, però il derby, meriti o non meriti, conta soltanto il risultato. Però credo che tu debba tirare fuori, prendere in esame soprattutto quello che di positivo ha dato la squadra, perché il primo tempo mi è parso assolutamente equilibrato, il Perugia ha creato un'occasione su una scivolata di Defendi a tre quarti campo, allo stesso punto ha scivolato anche il giocatore del Perugia nel secondo tempo e la Ternana è partita in contropiede. Primo quarto d'ora del secondo tempo della Ternana, poi il Perugia ha recuperato, a Campora 22esimo, quindi in quella fase fino alla mezz'ora il gol poi è stata Ternana. Però la differenza secondo me, sbaglia la Ternana con Di Noia, che non deve andare a prendere quel pallone, e prende il gol. Sbaglia il Perugia, un fuorigioco fatto male su Palombi e Brignoli salva la partita. Qui la differenza è dettata anche dalla posizione di classifica, questa differenza nelle due situazioni. Cioè una squadra più serena rispetto a una che non può sbagliare. È normale che la posizione di classifica non ti permette di avere una certa serenità. È normale che noi dobbiamo lavorare sull'attenzione, sulla concentrazione, perché questa è una squadra che deve lavorare sempre a 1000 all'ora anche mentalmente, perché se andiamo ad analizzare la partita di sabato dove al rigore dello Spezia abbiamo perso palla in aria, c'è stato di gole, oggi di noi non l'ha letta bene e abbiamo subito gol. Cioè una squadra che va allenata anche mentalmente, è normale che la classifica non ti permette di gestire certe situazioni con serenità, però se io vado a guardare oggi il contesto della partita della squadra, penso che la squadra abbia fatto una prestazione ottima sotto l'aspetto dell'attenzione, della cattiveria, della costruzione. Sinceramente ho poco da rimproverare ai ragazzi, perché comunque sicuramente oggi meritavamo la sconfitta, una sconfitta che fa male, però che non dobbiamo cercare assolutamente di commettere errori come abbiamo commesso queste partite per cercare di tirarci fuori da questa situazione, soprattutto lavorando mentalmente. Nella ripresa, quando si è acceso Falletti, inevitabilmente è migliorata la Ternana. L'obiettivo adesso è di tenerlo più spesso nel vivo del gioco, perché nel primo tempo per esempio era rimasto ai margini, la Ternana attaccava soprattutto a destra con Defendi e Zanon, mentre lui rimaneva spesso fuori dal gioco con Germoni che non attaccava e Palumbo che era soprattutto in copertura su Del Prete. Cioè la Ternana non subiva da quella parte, ma
non creava nemmeno. Io penso che se è stato il primo tempo abbia avuto due situazioni per puntare l'ultimo uomo, gli è capitata anche la situazione giusta. Comunque è stato nel vivo, ha sbagliato qualcosa, perché comunque ce l'avevo lì, veniva anche di dato in certe situazioni del giocatore, che comunque noi lasciamo libero di esprimersi, no? Dando copertura con l'interno, che spesso ha anche l'importante perché gli piace tantissimo. Il secondo tempo è stato un giocatore a mio avviso straordinario, per differenza, per qualità, Cesare che conosciamo. E sicuramente deve dare anche qualcosa in più, perché non è di difficoltà come se esaurire la prendere la squadra. La domanda non solo per 25 minuti e mezz'ora, ma soprattutto per i 90 minuti. Chiedevo, poco fa lei ha detto dobbiamo lavorare mentalmente, siccome questa cosa la sento dire da, dunque, nelle ultime tre partite, tranne la vittoria con il Cittadella, dove non si era parlato di mente da sgomberare, eccetera, ma già chi l'ha preceduta nelle ultime 5-6 partite parlava di lavorare mentalmente, ma quanto tempo dobbiamo aspettare ancora e cosa significa? Cioè lavorare mentalmente su cosa? Perché lei prima ha parlato di primo tempo che ha visto una buona squadra e io non ho visto un tiro in porta obiettivamente, non era una squadra che doveva aggredire come ci aspettavamo tutti noi in tribuna stampa e il pubblico. Oggi era una partita da aggredire, da mordere l'aria dal primo al 90esimo. Il primo tempo io non l'ho visto fare. L'ho visto fare dopo aver subito il gol, ma anche questo è un déjà vu, è successo molte volte quest'anno. Una volta preso il gol la Ternana reagiva. Il primo tempo abbiamo tirato in porta con acqua fresca, il primo tempo siamo arrivati col defendi in area poco al cross, ma comunque ci arrivi, bisogna essere più cattivi in quelle situazioni là, cioè calciare in porta dipende anche da come ci arrivi. Noi ci siamo arrivati 2-3 volte e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Penso che abbiamo subito anche il Perugia negli errori nostri. Comunque la squadra del primo tempo, penso che è stata una squadra equilibrata, ha creato, ha sbagliato l'ultimo passaggio, tirando proprio in porta. Comunque ci siamo arrivati negli ultimi 16-18 metri. Quanto riguarda il discorso mentale, è normale che una partita... E c'è un blocco mentale la squadra, ha un blocco? Una partita del genere... Vale l'approccio, Una partita del genere la perdi, è normale che devi lavorare anche mentalmente. Non ti permette di lavorare come dovresti. La partita è una partita diversa e sicuramente l'allenatore deve essere bravo anche a incidere su queste situazioni. Io capisco che il derby fa male a tutti, però noi il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, cercando di tirare fuori ancora sicuramente un qualcosa in più per raggiungere questo obiettivo, che è l'obiettivo primario. Ok, grazie. Grazie.